che ho eseguito durante il mio accesso ho evidenziato diversi modelli disfunzionali della salute. Da un lato dello schermo i professionisti sanitari, dall'altro i pazienti nelle proprie abitazioni. La telemedicina sempre più centrale nella sanità del futuro, ma anche del presente. L'opportunità è quella di essere vicino ai cittadini, vicino alle persone, una sanità di prossimità, perché molte persone fragili altrimenti non si curerebbero. Un tema al centro del convegno all'Auditorium Pieraccini dell'ospedale San Donato di Arezzo. Teleassistenza, nuove opportunità dell'assistenza infermieristica territoriale, il titolo dell'incontro. La teleassistenza, che è una forma di telemedicina, che è svolta dagli infermieri, dalle professioni sanitarie, dai riabilitatori, quando una volta andati a casa la prima volta possono poi seguire successivamente in teleassistenza i loro pazienti. Può rappresentare un aiuto importante non solo per noi per garantire livelli adeguati di assistenza, ma anche per le persone che si sentono prese in carico e accompagnate nei loro percorsi di cura. Un servizio utile alle famiglie aretine, sviluppato adesso anche grazie alla donazione da parte dei distretti Rotary dell'Aria Etruria. 15 tablet, 15 ring light e un monitor parametrico. Saranno utilizzati a domicilio del paziente grazie agli infermieri di famiglia e comunità. Quando valutano una situazione che deve essere in qualche modo subito, immediatamente inviata ad uno specialista, faranno questo passaggio immediato e quindi questo avvelocizzerà soprattutto la risposta di quelle patologie croniche che vediamo quotidianamente. Questo significa anche fare qualche cosa che sia proiettato per il futuro, qualcosa di utile per il futuro.